so che ha affrontato questo piccolo pacchetto per riprese, immagini e fotografie per i suoi importantissimi ordini. Però io vado oltre e voglio inaugurarlo con lei. Prego, accomodatevi. Io vedo un programma che è qualcosa che ci lascia senza respiro. Prima di essere un giornalista sono un conservatore del Museo Correale di Sorrento e quindi mi permetto di chiedere, lei ci sta, gli dite più che altro, ci sta stravolgendo perché è riuscita a mettere su così tante teste, teste pensanti, teste veritiere e fuori dalle ottiche burocratiche, ma dove vuole arrivare? Qual è l'obiettivo e il messaggio che vuole lanciare questo importantissimo incontro? Qual è? È vero che siamo nel contesto delle culture internazionali, ma è anche vero che effettivamente il carico e l'impegno sia del vostro ufficio stampa sia del lavorio che sarà partito almeno 3 o 4 mesi fa, per cui partite da un anno per costruire questo appuntamento. L'obiettivo è semplicemente quello di far diventare sul serio un'affermazione che molti dicono ma nessuno pratica, e cioè che la cultura è davvero la possibilità di dare sviluppo a questo tempo. Ma si fa soprattutto quando si fanno cose di qualità e soprattutto quando si riesce a mettere insieme le migliori intelligenze, come noi abbiamo tentato di fare. Ovviamente non abbiamo la pretesa di esaurire attraverso questo programma tutto quello che si poteva fare, ma riteniamo di aver fatto un lavoro che rappresenta parzialmente uno spaccato di quello che sono le competenze, anche le eccellenze che noi abbiamo sia nella città di Napoli che nell'area vesuviana e soprattutto appunto a confronto con intellettuali di rilevanza internazionale. Ci siamo intrattenuti giù nella sala dove si stanno alternando i vari relatori e abbiamo colto in inglese lingua ufficiale per questo convegno. Questo dire convegno è molto molto riduttivo. Sì, si stanno svolgendo dei colloqui internazionali che sono delle poi proposte che sono del cuore del festival. Giù adesso stamattina sono iniziati i colloqui internazionali, ospitiamo 12 tra i migliori ricercatori delle università di tutto il mondo che vengono appunto a presentare le loro ricerche. Non è quindi un convegno accademico in senso stretto o nel modo classico, né tantomeno specificamente rivolto ad un pubblico di addetti ai lavori. Mi sono crocciolato nel sentire la dottoressa Valeria Vitale da Londra nel preannunciare i suoi progetti, che sul mio semplice telefonino, guardando un monumento, prioritariamente e preferibilmente quelli ridotti in forma di ruderi, reperti archeologici eccezionali, attraverso il sistema del telefonino vedete, è un futuro non lontano, lontanissimo, in nessuna parte del mondo dove si sono cose saltuarie, piccoli situazioni, il che ci alletta tantissimo parlare di questo. Ma poi come direttore di questa struttura già di per sé eccezionale, un numero di visitatori ci vediamo attenti strutture per non far arrabbiare la sua dipendenza, superiore a quello di fiscali che teniamo alle spalle, come direttore del banco, come tu potesse questa tranquillità invece di mettere su una giostra di così tanto fuoco? Ma credo che sia dovere di ognuno di noi appunto lavorare nel non accontentarsi. Non accontentarsi, ma soprattutto di dare un contributo affinché il sistema territoriale, in questo caso parliamo di Ercolano, ma la cosa vale anche per tutta l'area vesuviana, possa avere uno stimolo e una crescita, uno sviluppo. Crediamo che questo tipo di iniziative possano servire e possano essere utili esattamente per questo. Direttore, insisto ancora, perché qua ci sono dei nomi, oltre ai nostri anni, Stefano De Caro, Guido Baldi, Osanna, attuale sovrintendente, ma ci sono dei nomi veramente di respiro internazionale. Vuole dire lei? Sì, abbiamo Marta Santos, che è esperta particolarmente di conservazione. Esatto, la coordinatrice del Museo Archeologico di Empúries vicino a Barcellona. Abbiamo Jane Thompson, che è una project manager del
Brown Conservation Project, parliamo, domani mattina avremo anche il direttore tecnico dell'Agenzia Spaziale Italiana, insomma abbiamo un panel di contributi interessante che credo che sia anche utile, diciamo. Quello che è ancora più interessante è concentrarsi sull'oggetto che è già in possesso, quindi l'aspetto conservativo e l'aspetto fruizioso, non andare oltre con gli scavi, non aggrapparsi alla zattera che dice l'altra metà di Ercolano è sotto la città, non si può dare. Intanto vediamoci questa, valorizziamo. Che è molto molto più intelligente che lamentarsi e aggrapparsi a questo tram che dice poi la nuova città. Posso dire, le parti di Ercolano che non si vedono in gran parte si vedono. Infatti. E chiuderei con questa espressione perché la dice lunga e la dice tutta sul vostro operato. Grazie. Giusto, anche se